Ma ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi mi trovo con lui nella mia autofficina perché è appena uscito il DLC di GTA e abbiamo appena avuto il primo cliente qui, il tipo che necessita una riparazione alla macchina. Ma attenzione, chi è? Faremo la prima consegna di questa nuova attività a quanto pare. Ma cioè, allora, è figa come idea perché così diventi tipo una specie di meccanico. Ora spariamo sotto il punto di vista del guadagno 3.000 volte meglio il coso, il magazzino veicoli. Qua è un cazzo. Però adesso, visto che, insomma, abbiamo sperimentato la nuova attività dell'autofficina, ci stanno pure delle galette da favolendo, quindi ci andiamo direttamente nel raduno di Los Santos per iniziarne qualcuna. Eccoci finalmente nell'auto raduno di Los Santos, signori, un posto bellissimo a mio avviso perché hanno fatto una cosa veramente caduccia, quindi andiamo a aprire una garetta da questo tipo. Serie di inseguimenti o di gare clandestine? Proviamo prima la serie di inseguimenti. Oh, quindi iniziamo ufficialmente il nostro primo inseguimento. Beh, bene, bene, bene. Non ho più paura di come funziona questa modalità, la prima volta che l'avvio ho fatto una sola volta una gara clandestina che non è andata benissimo, però c'è una cosa veramente veramente faia. Intanto partiamo bene. A posto, ci hanno superato subito. Vabbè, ma già hanno macchine personalizzate. Io sto a giocare con quella base. Ah, fratti cieca. Ah, vabbè, semplicemente qua devi pigliare i checkpoints in ordine e poi puoi decidere tu che strada pigliare. Ah, interessante, interessante. Voi seguo quei due regà, non c'ho idea di dove debba andare. Comunque stavo a dire, mi piace veramente la cosa che hanno fatto del raduno così, perché ricordate prima i raduni si facevano al parcheggio del casino e là mamma mia le botte, perché poi ci stava quello che arrivava solo per dar fastidio, stavano tante rotture di cazzo. Invece poi così ci hanno fatto un posto dedicato. Io all'inizio credevo, sai dove lo facessero? Speravo ci fosse una cosa così, ma credevo tipo lo facessero nel parcheggio del nightclub, del casino. Avete presente il parcheggio del casino, quello sottoterra? Quello è veramente veramente grosso. Ci stava a farlo là. Invece così l'hanno fatto proprio in un posto a parte, una cosa dedicata a DLC, dedicata a macchine nuove, che sono quelle che sto guidando adesso, che non sono, cioè, fanno cagare perché sono quelle base. Non è che ci posso fare tanto. E sono pure quarto, tieni. Cazzo un po' la polizia per forza. Non ho detto caricasse, avevo detto zompare. Ma che è successo? Fermi tutti, che cazzo è successo? Diciamo che la polizia non aiuta tantissimo in ste gare, eh. Però a quanto pare gli altri non è che stanno lontani, quindi si potrebbe azzardare un recuperino. Poi la cosa bella che mi piace di più di tutte di questo nuovo DLC è che tu mano a mano che gareggi fai cose acquisisci tipo una reputazione. Più mano a mano che acquisisci reputazione puoi sbloccarti robe dentro al cosa, al raduno. È figa come cosa. Ci sta. Allora, no, nel senso, cioè, ok, figo, ma non ho capito il senso di questa modalità. Cioè, è bella, perché, cioè, però non. Dove ci trovo giocando un percorso predefinito? Però comunque ci sta. Quindi ne rifaremo un'altra per. Così, peride, insomma. E poi ce l'hanno a fare qualche gara illegale, come si chiamava la gara. Boh, qualche garetta matta. Di quelle nuove. Ok, eccoci un nuovo inseguimento, ragazzi. Se volete che questo inseguimento verrà vinto da me, stoppate il video in questo momento, attivate la campana di notifiche, iscrivetevi al canale e lasciate un like, così attiviamo questo potere magico e vinciamo, si spera. Vai! Stavolta siamo anche di più di prima, la cosa non guasta, però ho capito che se non c'hai le macchine personalizzate, te fanno il culo a strisce, per forza. Cioè perché corrono troppo di più di quelle base, le macchine personalizzate. Io sto a seguire questi tizi perché più o meno non so dove andare, quindi
Nel dubbio li seguo. Li vedo che vanno belli spediti, quindi sapranno già il tracciato, l'hanno già fatto qualche altra volta, magari. Che so. Questi vedo che hanno già di qua. Comunque ragazzi, ultimamente sto lavorando ad un video che non so se vedrete mai sul canale, perché semplicemente non lo sto facendo da solo. Sto facendo con un mio amico che non piace, non gli piace farsi riprendere, quindi sto a fare veramente poche riprese. Però è una cosa bella bella faiga, perché stiamo progettando un braccio meccanico che... Oh, e va a far... Guarda, guarda quello che si è ficcato, testa di c***o! No... Fammi fragico. Ma magari te bucano le ruote. No, sali. Vai, te prego. Credo. Sono arrivato ultimo. Perché si è fermata là e non saliva. Eccoci, no, all'autoraduno per avviare l'altra attività disponibile. Quindi, serie di gare clandestine. Vai, andiamo. Quindi eccoci una gara clandestina. Siamo dei fuorilegge. Ora ufficialmente Fast and Furious. Mamma mia! Le auto lo ricordo non particolarmente. Ma vediamo un pochino se saremo in grado di fare lì. Di imitare Toretto. Non credo proprio. La macchina non impenna, quindi no. Azieta, che ci hanno spinto. Ma mi vengono in mente termini molto poco cordiali per definire queste persone quando ti spingono che stai in gara, eh. Che caspita. Fate un paio di cazzi vostri. Comunque, volevo dire, io credo che passerò molto molto tempo all'interno di queste nuove attività. Non più che altro le gare, ma più che altro proprio il raduno in sé come posto, perché credo mi ci divertirò una fracca. Che di solito i raduni li facevo, come ho detto prima, al parcheggio del casinò. Mo che c'è sta al posto giusto, senza che nessuno viene a rompicoglioni con l'oppressor, e che fai? Non approfitti? Qua tocca tagliare dentro l'ospedale. Oh, i paletti mi ha fatto prendere! Sto test. Però se scorciavi li puoi rifare. Ehi, guarda pure quest'altro. Li puoi fare se c'hai le macchine modificate, quindi c'hanno un'accelerazione maggiore quando riparti. Invece la mia così non c'ha nulla. Vedi quanto cazzo ci mette a riaccelerare questa una volta che hai fatto la staccata, mamma mia. Indecente, proprio indecente. Quindi ragazzi, diciamo che queste gare non fanno per me. Ma l'autoraduno sì, è veramente veramente una figata. Niente, io con queste considerazioni finali vi saluto e noi sempre ci vediamo al prossimo video.